In elicottero al San Martino si trova ancora ricoverata all'ospedale di Genova l'anziana di 85 anni investita da un bus stamattina davanti all'ospedale di Lavagna. Operazione Bugs Bunny, furti in abitazione, un'indagine partita circa un anno fa da parte dei carabinieri di Genova ha portato numerosi arresti. La scelta ai sindaci, depuratore comprensoriale dalla città metropolitana agli step per arrivare ad una condivisione sul nuovo sito, a rischio infrazione, Lavagna e Sestri Levante, dice il consigliere Pignone. Lavagna è l'umido, la sperimentazione in città divide l'opinione pubblica, ma non tutti i residenti rispettano le regole. Ecco l'area F, riaperta la zona del porto dedicata alla manutenzione e rimessaggio delle barche, un tassello importante secondo il nuovo presidente di Marina Chiavari, Gianandrea Mangiante. Per non dimenticare, cerimonia dell'Ampi domenica scorsa alle casermette del Monte Penna per ricordare il sacrificio dei partigiani. Buonasera ai telespettatori del TG Tiguglio, dunque la cronaca in primo piano, è sempre ricoverata all'ospedale San Martino di Genova la donna investita questa mattina poco dopo le ore 10 davanti all'ospedale di Lavagna. 85 anni, è stata buttata a terra da un autobus mentre attraversava la strada, insieme a lei la badante che si è procurata ferite più lievi. Invece l'anziana è stata soccorsa in codice rosso dal servizio 118 e dai vigili del fuoco di Chiavari e trasferita in elicottero nel nosocomio genovese. Invece pochi istanti fa nel pomeriggio c'è stato un altro incidente alla Scoglina, si è verificato un frontale tra due macchine, sul posto è intervenuto il servizio 118 per il trasferimento al pronto soccorso lavagnese e coinvolti anche due bambini che sono stati trasportati all'ospedale Giannina Gaslini di Genova. Si chiama Operazione Bugs Bunny, furti in abitazione, l'indagine partita circa un anno fa dalla compagnia dei carabinieri di Genova. Ci sono stati numerosi arresti, sentiamo. È stata denominata Bugs Bunny l'operazione dei carabinieri di Genova che ha portato all'arresto di 9 persone, 7 condotte in carcere per fermare il fenomeno dei furti in abitazione. L'indagine investigativa è scattata nel settembre 2014. Sono stati individuati e monitorati diversi soggetti albanesi che dal periodo fino al gennaio 2015 avevano compiuto svariati furti in appartamento a Genova, a Chiavari, nelle province di Vicenza e Pistoia. Nel corso dei furti, commessi sempre con particolare capacità organizzativa, erano stati sottratti denaro, preziosi, vetture, apparecchiature elettroniche e non solo. Rubavano infatti anche gli oggetti più disparati, profumi, scarpe, capi di vestiario di lusso, fino ad arrivare a dei conigli, particolare che ha suggerito il nome dell'indagine ai militari. I soggetti erano tutti amanti della vita agiata e infatti in più di un'occasione hanno utilizzato i mezzi rubati, Mercedes, Audi, per scorribande turistiche sulle strade litoranee della Riviera. Inoltre utilizzavano i ricavi dei furti per feste e cene con donne, bevande costose e vestiti firmati. Invitavano poi i connazionali a trasferirsi in Italia per poter approfittare del mercato dei furti in abitazione, a loro dire particolarmente agevole e redditizio. A tale fine selezionavano con severità i propri collaboratori per i furti, scartando quelli ritenuti non abbastanza abili. Nel corso delle indagini, condotte ininterrottamente fino all'aprile di quest'anno, sono state arrestate in flagranza di reato 9 persone, con il recupero e l'immediata restituzione della refurtiva. Lo scorso luglio il GIP del Tribunale di Genova ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone, delle quali 12 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, per un totale accertato di 85 furti in appartamento e 5 episodi di ricettazione. I soggetti interessati sono 11 uomini albanesi, un italiano e 2 donne albanesi, una è la convivente dell'italiano. In particolare l'italiano e la convivente albanese fornivano supporto logistico ai soggetti albanesi che commettevano materialmente i furti, facendo da autisti o pali. Alla coppia è stata contestata la complessiva partecipazione a 17 episodi di furti e tentati furti in appartamento. Ieri il personale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Genova ha quindi dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare, traendo in arresto un totale di 8 persone, 5 uomini albanesi, un italiano e una donna albanese. Un altro, sempre albanese, non compreso nell'ordinanza, ma indagato per furti commessi in altre aree territoriali, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Un'altra donna, inserita nel provvedimento su indicazione dei carabinieri, è stata arrestata al porto di Bari mentre si stava imbarcando per l'Albania.
Invece i vigili del fuoco di Chiavari nel tardo pomeriggio di oggi sono intervenuti per un incendio sterpaglie nella zona di Prato sopra la Croce a Borzonasca. Non si conoscono le cause del rogo. Ricordiamo peraltro che resta alta l'attenzione per il pericolo incendi in queste giornate, così come ricorda la Regione Liguria. Sul posto, come detto, i pompieri di Chiavari. L'incendio comunque non era esteso e non sono state coinvolte abitazioni. Parliamo adesso del depuratore comprensoriale. Dalla città metropolitana sono arrivati gli step per giungere ad una condivisione per il nuovo sito da parte dei sindaci del Lato. A rischio infrazione Lavagna e Sestri Levante. Vediamo. 67 sindaci del Lato a decidere sulla base di dati oggettivi raccolti in una lunga fase preliminare il sito nel quale sarà costruito il nuovo depuratore del Tiguglio, che sarà comprensoriale come prescritto dalla Regione Liguria sulla base di norme europee. Lo ha annunciato questa mattina Enrico Pignone, consigliere delegato all'ambiente della città metropolitana, anticipando le date dei due step conclusivi per arrivare alla decisione entro l'autunno. Il 9 settembre ci sarà la presentazione ufficiale di tutti i dati raccolti dai 67 sindaci. Il 16 ci sarà la conferenza dei sindaci del Lato che delibererà l'ubicazione del depuratore. I dati su cui i sindaci faranno le proprie valutazioni e prenderanno la loro decisione sono quelli che su iniziativa di Pignone sono stati raccolti ed elaborati negli ultimi mesi da IREN, l'azienda che su incarico del Lato svolge il ruolo di gestore del servizio idrico integrato. Si tratta di una comparazione di 6 diverse ipotesi sotto 3 diversi aspetti: dati di base, costi, tecnologia. Lo studio di IREN è inoltre passato al vaglio di un soggetto terzo incaricato dallo stesso consigliere Pignone, Industria Ambiente SRL, società privata attiva nel campo della consulenza ambientale e delle bonifiche. Sia il documento di IREN sia quello di Industria Ambiente sono a disposizione dei sindaci del Lato a cui spetta la decisione. Oggi erano presenti anche Walter Seggi di IREN ed Alessandro Girelli di Industria Ambiente. È opportuno ricordare che alcuni comuni della città metropolitana, Lavagna e Sestri Levante, sono oggetto di una procedura di infrazione dell'Unione Europea per avere impianti di depurazione obsoleti che necessitano di adeguamenti se non rifacimenti veri e propri, dice la città metropolitana. L'urgenza di procedere alla costruzione di un depuratore comprensoriale del Tiguglio è stata ribadita recentemente alla città metropolitana anche dalla Regione Liguria, che ha specificato la necessità di prendere una decisione entro l'autunno, chiude Pignone. Ancora una notizia di cronaca: la notte scorsa i carabinieri di Sestri Levante hanno tratto in arresto un cittadino ecuadoriano di 29 anni, coniugato operaio pregiudicato in esecuzione di un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Corte d'Appello di Genova. Lo straniero deve espiare una pena di 6 mesi e 29 giorni di reclusione e pagare una multa di 1.600 euro per spaccio di sostanze stupefacenti. La sperimentazione dell'umido a Lavagna divide la popolazione e peraltro non tutti i residenti rispettano le regole. Vediamo. Si fa presto a criticare le scelte delle amministrazioni, spesso discutibili, è vero, e laddove possibile è sempre opportuno apportare le modifiche necessarie. È altrettanto vero però che spesso anche la popolazione non sempre è rispettosa di regole e divieti, condivisibili o meno. È il caso di uno dei temi più discussi nel comprensorio, i rifiuti, e nel dettaglio le problematiche relative alla città di Lavagna. Il comune, per andare incontro alle esigenze espresse da una larga fetta di residenti, ha dato il via ad una sperimentazione per quanto riguarda l'umido. Abbandonato al momento il contenitore marrone, il sacchetto viene depositato negli appositi cassonetti dislocati in alcune zone della città, ai quali si accede solo con l'utilizzo della chiave che si doveva ritirare all'ufficio URP. I contenitori vengono svuotati 2 volte al giorno e lavati 2 volte al mese. Il punto è che numerosi utenti continuano a portare il contenitore su strada, che invece la sperimentazione vuole non venga più utilizzato. O peggio, lasciano il sacchetto all'esterno del nuovo bidone invece di aprirlo con la chiave, o ancora resta comunque sempre aperto. Inutile dire che non è un modo corretto di contribuire alla nuova sperimentazione. Tralasciamo il problema degli odori, che non ha bisogno di commento, e non parliamo del pessimo biglietto da visita per la città in piena stagione turistica. Aggiungiamo infine che sempre nel centro storico e nel centro città in generale non è un bel vedere continui sacchetti abbandonati al di là dei giorni e degli orari prestabiliti per la plastica in primis, e neppure le file di bidoncini aperti lasciati per un'intera giornata su strada. Poi certo, occorrerebbe in alcune vie e piazze poter contare per quanto possibile su una maggiore pulizia e lavaggio di strade e bidoni, soprattutto in questo periodo.
Adesso parliamo invece di Fincantieri, salvaguardare l'occupazione, se ne è parlato in consiglio regionale, c'è stato un ampio dibattito su due ordini del giorno su Fincantieri appunto. Prima della votazione dei due documenti si è anche svolto un lungo dibattito e botta e risposta, in particolare Claudio Muzio, Forza Italia, ha accusato il PD di non aver assunto nessuna posizione sul nuovo progetto industriale di Fincantieri, riferendosi ad alcune dichiarazioni rilasciate dai consiglieri, ha accusato il partito di strumentalizzare la vicenda. Gianni Lunardon, PD, ha difeso l'ordine del giorno. Non è un documento che mette l'armatura al presidente, ma conferma un giudizio politico. Non le permetto, ha detto rivolgendosi a Muzio, di mettere in discussione il nostro impegno su Fincantieri. Ha ribattuto anche Luca Garibaldi, ancora PD. Da parte del gruppo c'era la volontà di trovare un accordo, ma che nel merito non c'è stata questa possibilità, e ha aggiunto: il voto di oggi in aula dell'ordine del giorno non esclude l'esame in commissione su cui potremo arrivare ad un risultato comune. Non capisco perché la regione non voglia farsi parte attiva. Riaperta la zona del porto dedicata alla manutenzione e rimessaggio delle barche, si tratta dell'area F, un tassello importante secondo l'amministrazione e secondo il nuovo presidente di Marina Chiavari. Vediamo. Marina Chiavari SRL si riappropria di una zona importante del porto turistico di Chiavari, è la zona F, quella commerciale ed artigianale. Sarà utilizzata dunque per la sistemazione dei gozzi con interventi di manutenzione, come abbiamo già visto una prima fase proprio questa mattina. È così, costituisce un passo veramente molto importante nella piena funzionalità del porto. Questa è la prima fase concreta, esecutiva, la chiedevano a gran voce sia gli operatori che gli utenti, che necessitavano di questo servizio che era reso in misura assolutamente non produttiva, non utile e non finalizzata alla sua reale necessità. Oggi invece con questa operatività si realizzano diversi aspetti. Innanzitutto è il primo punto, dicevo, per cui da un cantiere che abbraccia un intero porto si sta passando ad un porto operativo che ha al suo interno ancora alcune zone di cantiere. Si dà agli utenti e agli operatori una zona da utilizzare per l'attività, le prime interventi sulle imbarcazioni, e al tempo stesso costituisce un'entrata finanziaria per Marina Chiavari. Ecco, c'è qualche progetto e qualche idea per il futuro anche nella veste del suo nuovo ruolo? C'è qualche particolare iniziativa di cui si sta occupando? Ci sono diverse iniziative che sono in fase di studio, che peraltro stiamo portando avanti, ma in maniera abbastanza combinata con quello che potrebbe essere la conclusione e il collaudo delle opere, in modo da poter fornire finalmente alla comunità di Chiavarese e non, e soprattutto grazie all'attività svolta dall'amministrazione comunale, poter consegnare un porto pienamente funzionale e perfettamente integrato con il tessuto urbano. Sindaco, un tassello importante quest'oggi per il porto chiavarese, un impegno di spesa importante per le casse comunali, 500.000 euro per questa zona tra dragaggio ed altri interventi. Intanto l'approdo si fregia anche quest'anno dell'ambita bandiera blu, adesso resta il nodo degli alaggi da risolvere. Certo, noi abbiamo fatto grossi investimenti da quando ci siamo insediati su questo porto, perché oltre all'ampliamento che è stato fatto con un project financing, quindi vuol dire finanziato dalle aziende private, che però è comunque un'opera pubblica, che vale oltre 20 milioni di euro, quindi un investimento enorme, che indubbiamente questo lavoro ha creato disagi al porto vecchio, anche se sono lavori anche utili per il vecchio porto. Nonostante tutto, nonostante i lavori in corso, avevamo un porto all'interno praticamente di un cantiere, anche grazie all'oculata gestione di Marina Chiavari abbiamo continuato a mantenere la bandiera blu per certi servizi che siamo riusciti a dare agli utenti, per la balneabilità buona del nostro mare, per il dragaggio che abbiamo effettuato l'anno scorso. Questo dragaggio ci ha permesso di portare la sabbia, di poi tombarla, di fare un cemento armato sopra, di fare la zona F.
La zona F per noi è importantissima, abbiamo speso oltre 500.000 euro perché permette di dare introiti superiori a 200.000 euro all'anno, dipende poi dalla crisi e dal mercato, però il direttore dice circa dai 200-300.000 euro all'anno per il rimessaggio, per far lavori, e saremo l'unico porto di questa zona, ma penso della Liguria, che ha un'area così importante, così vasta, attrezzata, approvata da tutti gli enti, dalla ASL, dalla regione, da tutti, perché possano farsi lavorazioni di tipo di rimessaggio di barche. Quindi un porto che man mano che stanno andando i lavori, deve essere completato entro la fine del 2015, sta assumendo una sua dimensione importante non soltanto per Chiave, ma per tutto l'intero comprensorio. Problema degli alaggi, mi chiedeva. Problema degli alaggi è un problema giuridico che va valutato bene dai vari legali sulla base di una convenzione fatta dall'amministrazione precedente che prevede che Tigullio Shipping subentri agli alaggi, vecchia società che ha gestito per tanti anni questo servizio nel porto di Chiavari, subentri a fine lavori. Bisogna adesso valutare attentamente, ma noi abbiamo fior fiori di avvocati che lo stanno analizzando, se per fine lavori si intende solo il lotto e la zona degli alaggi o i lavori di tutto il porto. Sta qui un po' la problematica, che però sia gli imprenditori che noi a livello legale vorremmo chiarire da qui ai primi di settembre. Interpellanza in regione per dire no alla chiusura dell'ospedale di Recco. A presentarla Fabio Tosi, Movimento 5 Stelle. Il consigliere ha ricordato che negli anni 2009-2010 il nosocomio è stato ristrutturato e sono state predisposte due nuove sale operatorie, ma pare sia prevista la chiusura della struttura ospedaliera proprio ora che è stata rimessa a nuovo. Il polo ospita 13-14 posti riservati ai malati di mente. Esiste ed è operativa una sala prelievi ed è attiva una cooperativa che si occupa di persone autosufficienti, dice. Per la giunta regionale ha risposto l'assessore alla sanità Sonia Viale, che ha detto di volere mantenere attiva la struttura. Lo scorso 30 giugno il presidente Toti, in prossimità dello scadere dei termini del progetto Codice d'Argento ospitato nell'edificio, ha emanato il decreto che consente la prosecuzione del progetto stesso. Per quanto riguarda la trasformazione da ospedale all'attuale destinazione, ha aggiunto Viale, le motivazioni sono in capo alla precedente giunta. Ancora spazio alla cronaca. Un figlio prende a calci e pugni il padre mentre due donne rubano in chiesa 300 euro. I due casi si sono consumati rispettivamente a Borzonasca e sulle Grazie a Chiavari. Vediamo. A Borzonasca i carabinieri della locale stazione, in seguito alla querela presentata da un 70enne pensionato, hanno deferito un 42enne in stato di libertà figlio dell'uomo ed esercente commerciale per lesioni personali. Il figlio, infatti, lo scorso 16 aprile nella loro abitazione per futili motivi aveva percorso con calci e pugni il padre, procurandole delle lesioni giudicate guaribili in 13 giorni dall'ospedale di Lavagna, dove lo stesso si era recato per farsi medicare. A Chiavari invece i carabinieri della locale compagnia, a conclusione di indagini, hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato in concorso due cittadine di origine rumena, di 28 e 23 anni, entrambe pregiudicate. Le due donne, lo scorso 17 luglio, erano riuscite a rubare dall'interno della chiesa delle Grazie la somma di 300 euro. Facciamo un passo indietro alla cerimonia dell'Ampi di domenica scorsa alle casermette del Monte Penna per ricordare il sacrificio dei partigiani, ecco il significato appunto di questa giornata. Manifestazione dell'Ampi domenica scorsa, una cerimonia particolare che si è svolta alla casermetta del Monte Penna, un'occasione importante. Sì, molto importante per tenere sempre viva la memoria. Ci siamo visti presso la casermetta del Monte Penna per ricordare il partigiano Galloni e il partigiano Raggio, mancati appunto tutti e due durante un rastrellamento, e l'altro, il partigiano Galloni, stavano praticamente cercando di recuperare il tritolo da una bomba che avevano trovato sganciata durante un bombardamento. E questa bomba, questi erano ragazzi che non è che poi sapevano molto le cose come funzionavano, e questa bomba è esplosa durante questo recupero, questo tentativo di recupero. Raggio è morto, è stato portato a spalle dal partigiano Sestri fino all'ospedale di Bobbio, dove appunto poi è mancato.
e era rimasto ferito Naccari, era rimasto ferito Bill, Italo, e Piccolo ha perso la vista. Piccolo è un partigiano di Sestri Levante, lui aveva perso addirittura la vista, era rimasto colpito in viso da questa esplosione. Ci vediamo lì alla casermetta, saranno circa 25-30 anni che tutte le estati, luglio, agosto, insomma, ricordiamo questi partigiani per non dimenticare, perché la memoria è una cosa talmente labile che è giusto tenerla sempre viva, sempre in movimento e onorarli come giusto. Lampi di Lavagna coglie l'occasione per ricordare quanto siano fondamentali e importanti manifestazioni come queste, come l'ultima che si è tenuta, la più recente, ma in generale occasioni come questi eventi. Importantissimo per ricordare ai giovani specialmente che quello che è successo non dovrebbe più succedere, perché le guerre non se ne vincono da nessuna parte per nessuno. E poi a noi particolarmente c'è caro fare questa manifestazione, perché il primo partigiano di Lavagna morto è questo Raggio Domenico, nome di battaglia Macchia. E avevamo fatto tanto per riuscirci a farlo, con l'aiuto di tante persone siamo riusciti a fare questo monumento insieme a quello che l'ha fatto quelli di Casarza, il monumento a Galloni, perciò ci fa piacere ricordarlo. Una notizia di servizio: oltre all'impianto semaforico a Santa Maria di Sturla sulla provinciale 586 della Val d'Aveto, anche a Terra Rossa, un chilometro più a monte, è stato istituito un semaforo che regola il traffico a causa di un cantiere di ripristino di un'area sottostante un piccolo corso d'acqua che ha causato notevoli danni e problemi durante l'alluvione del novembre scorso. I lavori dovrebbero concludersi nel giro di questa settimana. Andiamo in Val Fontanabuona. Ieri la prima serata di Fontanabuona senza frontiere a Ferrada di Moconesi, stasera nuova sfida, ma intanto vediamo com'è andata la gara ieri sera. Hop 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 hop! Dai, testa a testa! Dai 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 dai! Dai 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 dai! Dai, dai. No, caduta Tribogna! Cade Tribogna, cade Tribogna! Aiutiamolo! Aiutiamolo! Dai, manca poco anche per San Colombano Certenoli. Di verde vestiti, scendono i concorrenti senza uccidersi, porta la sposa sana e salva, la prende in braccio, lancia il bouquet, stoppa il tempo. Gli sposi! Hop, 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 hop. Dai, 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 dai! Velocissimo! Cogorno, rotola, rotola! I cavalli della biga, viva la biga! È il primo cerchio! È una gran biga! È il secondo! Velocissimi! Porta, porta, guarda, guarda, via, via. San Colombano si getta nell'acqua! Uno! Due! Ecco, ecco, e secondo me sbaglia anche. No, no. No, ce la faccio. Goal! Via con la musica. Fate il gettone. E parte il primo sacco di Orero. Hop, 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 hop. Ripeschiamo, ripeschiamo, torna, torna. Via, via, via. Le braghe! Le braghette! No. Ha perso le corna! Vai, 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 ancora, ancora! E ancora, si invola! Bravi, grande! Bravissimi, bravissimi, grande, bravissimi! San Colombano! San Colombano! Dai, dai, che siamo quasi alla fine! Dai, dai, dai! Si chiude la prima serata di Fontanabuona senza frontiere, edizione 2015. Sono un po' senza voce, ma è stata veramente una gran serata. Si sono classificati come prime quattro squadre Cogorno con 63 punti, Favale Lorsica 51, Tribogna 50 e Cicagna con 44 punti. Queste quattro squadre, insieme alle quattro di questa sera, parteciperanno alla finalissima di giovedì sera, quindi vinca veramente il migliore. È stata una gran serata, abbiamo recuperato quasi 1000 euro a favore dei nostri asili parrocchiali, i ragazzi si sono divertiti, il pubblico è stato veramente foltissimo sugli spalti, quindi una gran contentezza da parte di tutti noi.
L'Antares di Lavagna e l'Agenzia Teatrale Nino Botti organizzano con il patrocinio del Comune di Bedonia il primo Festival Nazionale delle Orchestre da Ballo. Si terrà domani alle 21 a Bedonia. Sarà presentato da Mari Maffeis, cantante di Radio Z, e da Claudio Solari, direttore organizzativo di Expo Fontana Buona Tiguglio. Durante il festival verrà consegnato un riconoscimento speciale alla carriera a Stefano Del Nevo. Parteciperanno le migliori orchestre italiane e ci sarà ospite d'eccezione Iva Zanicchi. Chi fosse interessato può usufruire di un pullman che parte alle 18 da Chiavari. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 337 53 50 404. E come ogni anno, anche ieri sera il ristorante o caminetto di Lavagna ha festeggiato il proprio compleanno con i clienti. È una grande festa, vediamo. Siamo ai saluti, grazie per essere rimasti con noi anche questa sera. Io vi lascio al meteo, la programmazione della rete. Vi ricordo che potete rivedere in replica questa edizione del TG alle 20:20 sul canale 117 Tiguglio TV. Trovate le notizie sul nostro sito www.entellatv.net, sulla nostra pagina Facebook, su Twitter, e trovate il TG Tiguglio anche sul canale YouTube. La nuova edizione domani alle 12:45. Davvero tutto, una buona serata. Previsioni per domani, giovedì 6 agosto. Un'altra giornata di sole, appena disturbata dalla possibile presenza di qualche nube a inizio mattinata sull'arco costiero. Venti deboli in regime di brezza, con locali rinforzi dalla terra al mattino. Mare quasi calmo o poco mosso. Le temperature previste sulla costa tra 23 e 33 gradi, nell'entroterra tra 18 e 38 gradi.